Aspettando Atreju e l'evento che si è svolto a Pescara, organizzato dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d'Italia, allo scopo di promuovere un momento per affrontare i principali temi di attualità insieme agli esponenti di Fratelli d'Italia regionali e nazionali. Tre momenti rispettivamente al Caffè Letterario e in Piazza Sacro Cuore con La Riforma che non c'era, evento organizzato dal Dipartimento Pensionati e l'altro dedicato alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, realizzato dal Dipartimento Tutela Vittime di Violenza. Di seguito all'Auditorium Petruzzi, l'Italia torna a correre, che ha visto come relatori tra gli altri il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Dipartimento Organizzazione. Sì, questa è una regione dove ovviamente noi abbiamo il cuore, abbiamo anche una buona cassaforte di voti, abbiamo fatto tante cose per l'Abruzzo insieme anche a quelle che abbiamo fatto per il governo nazionale. Da qui abbiamo lanciato anche la campagna elettorale per le europee, come vi ricordate, e da qui lanciamo anche questa Atreju che quest'anno sarà particolarmente ricca, ma non vi svelo niente. Beh, sicuramente è una regione che a noi preme molto, una regione che ha visto anche cambiare nel tempo grazie al buon governo dei Fratelli Italia, a Marsilio, a quello che hanno fatto i nostri assessori, i nostri consiglieri, quindi diciamo è una regione esempio per Fratelli Italia. È anche la prima regione dove abbiamo iniziato a vincere, quindi sicuramente è una regione a cui teniamo anche perché ci porta fortuna. Tutto questo in vista della grande manifestazione nazionale Atreju in programma a Roma dall'8 al 15 dicembre al Circo Massimo. Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che parla del momento conclusivo che c'è stato all'Auditorium Petruzzi, incontro moderato dal direttore di Rete 8 Carmine Perantuono con diversi ospiti. L'onorevole Donzelli, il vice ministro Bellucci, l'onorevole Sara Chelani e anche l'onorevole Marco Snato per affrontare quelli che sono i temi di attualità. Abbiamo voluto quindi anticipare un po' la manifestazione per iniziare il confronto, iniziare ad informare i cittadini su quella che è l'attività del governo Meloni su specifici argomenti come l'immigrazione, la legge di bilancio e tutta una serie di iniziative che il governo Meloni in quest'ultimo anno ha messo in cantiere. Il vice coordinatore regionale Guerino Testa. Dall'8 al 15 si rinnova la tradizione di Atreju, una manifestazione politica multidisciplinare perché si parlerà di tanti contenuti politici, si parlerà di cultura, si parlerà con tanti uomini e donne che vengono anche dal fuori, dal partito di Fratelli d'Italia e quindi Fratelli d'Italia, i giovani di Fratelli d'Italia rinnovano questa bellissima tradizione e oggi vogliamo insieme a degli interpreti principali di Fratelli d'Italia anticipare qualche tema e dare ancora una volta dimostrazione come Fratelli d'Italia non svolge la politica solo all'interno dei palazzi, ma quasi 365 giorni all'anno parla di politica, si confronta con il proprio elettorato, con i propri cittadini sulle grandi tematiche. Le conclusioni dell'incontro di ieri affidate al Presidente della Regione Marco Marsiglio.